Mi accomodo. Ciao a tutti, ciao, eccomi. Allora, grazie Lillo per aver scelto proprio noi. Innanzitutto io so che, guarda, i bambini sono entusiasti, ciao. Quindi chiedo subito ai bambini se hanno una domanda per Lillo Petrolo. Ciao Lillo. Ciao. Io sinceramente non avrei una domanda, mi fai troppo ridere, basta. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Ciao. Sofia, vuoi dare un abbraccio a Lillo? Però... Allora, ciao. Sofia, la nostra Sofia, abbraccia Lillo a nome di tutti i bambini che amano quest'uomo! Lillo Petrolo! Vieni, Sofia, cara. Ti riaccompagno dai tuoi amichetti. Bambini, io vi terrei tutta la sera, ma purtroppo non è possibile. Purtroppo non è possibile, dovete purtroppo, per voi, splendida cornice, finisce qui. Dovete andarvene, bambini, ma non perché non vi voglio, perché è proprio una questione di... orario. Di orario, sì, di orario, grazie, la mia autrice. Di orario, perché i bambini dopo una certa ora non possono stare in televisione. Quindi io voglio ringraziare il coro, maestra, dica bene, ringraziamo... Giovanna Giovannini. Giovanna Giovannini, ringraziamo Giovanna Giovannini e il coro del piccolo, il piccolo coro angelico. Grazie. Andiamo. Bambini, un applauso. Ciao bambini, ciao belli, ciao bella. Scusa, scusa Lillo. Eccoci, sai che è troppo grande lo studio però, Geppi, cioè... Ma poi con questi tacchi, ma perché le donne devono condurre in tacchi e tu con quelle scarpe? Capi già questo? No, ma io c'ho il tacco interno, perché sono le scarpe... Dell'intrepido? Quelle, sì, quelle che alzano 7 centimetri. No. Comunque, allora, cambiano le cose, cambiano gli elementi, cambiano i servizi che vengono offerti anche a chi, al pubblico, a chi ci guarda. Come sapete, il pubblico di Rai 3 è così anziano che invece dell'Auditel ha il Prostamol. Invece Lillo è una delle star delle piattaforme di streaming che ora ci spiegherà in breve come funzionano. Sì, cioè, vuoi che ti spiego come funziona? Come funziona la piattaforma in streaming? Funziona che la guardi, si paga una mensilità e... Hai dei servizi. Hai dei servizi che sono insomma, film, poi ci sono piattaforme che fanno solo film e documentari, piattaforme che fanno anche intrattenimento, che fanno anche contenuti... Però ci sono anche servizi diversi, diciamo che l'utente più paga e più riceve in cambio. Diciamo, sì, questo sì, più paga e più riceve in cambio. Allora, cominciamo con le domande per l'abbonamento base. Sì. Lillo Base. Caro Lillo, la costante, diciamo, della tua carriera è l'esaltazione della normalità, anche se in qualche modo inadeguata, cioè il rifiuto della perfezione, i difetti resi proprio un tratto unico. Tu ti ritrovi in questa definizione? Secondo me sì. È base, ve l'ho detto che è base. Base, cioè io... Progetti per il futuro, sempre base? Farò cose, sicuramente. Cioè cose che ho in mente, insomma... Vediamo il filmato del tuo ultimo film, Grosso Guaio all'Esquilino. Lui non era come gli altri. Lui era Cintura Nera. Vorremmo imparare a difenderci. Voi vorreste imparare il Kung Fu? Dimmi chi è. Chi è chi? Il bullo che ti mena. Quando cominciamo? Presto, presto. Domani mattina all'alba? Beh no, meno presto. Ma perché ce l'ha con voi? Davide sbava dietro a quella che gli piace. L'arte del Kung Fu prende ispirazione dalle movenze dei 5 animali. Gru, leopardo, serpente, sono 4 questi, no? Solo che tu non sei un maestro di Kung Fu, sei un attore. Grosso guai all'Esquilino. Ti sei divertito a fare? Sì, avevo la controfigura però, ti dico, le cose più fighe le ha fatte la controfigura, sì. No, mi sono divertito molto, in realtà io interpreto il ruolo di un... Cioè, la cosa bella di questo film, secondo me, divertente, è che si incontrano due mondi, il mondo del Kung Fu, quindi dei film di Kung Fu, il mondo del cinema di genere, con il quartiere multietnico di Piazza Vittorio a Roma, quindi si incontra questa romanità multietnica con il Kung Fu, quindi un film strano da questo punto di vista. E poi soprattutto racconta
la storia di un fallito, che sono i personaggi che io adoro, che è uno che ha fatto un solo film nella vita, che si chiama Cintura Nera, anche sbagliato perché nel Kung Fu le cinture non ci stanno, ci stanno solo nel karate, quindi Cintura Nera, ha fatto sto film, dopodiché il nulla, e sto poraccio per campare da lezioni di Kung Fu ai ragazzi bullizzati, e che infatti si parla anche di bullismo nel film, è un tema che viene trattato, che fa, con tanti momenti che fanno riflettere, e lui praticamente dà lezioni, ma non lo sa il Kung Fu, capito? Però troverà il modo per aiutare questo ragazzo. Ma adesso, scusami, c'è tua moglie che noi amiamo, sì. Ma le donne, piaci di più alle donne di prima? Guarda, io diciamo che sono arrivato finalmente a quello che volevo, cioè io, beh, lo puoi capire, lo puoi immaginare, io per anni sono stato stalkerizzato dalle donne, cioè nel senso che ovviamente mi fischiano quando passo, quando cammino, insomma, piaccio le donne perché sono oggettivamente bello. Invece negli ultimi tempi sto cercando di, non dico di imbruttirmi, di rendermi più buffo, capito? Anche per limitare questa cosa che a me non piace. Ma a me non piace piacere fisicamente. Però poi questi film invece alimentano la leggenda del mondo. Scusate, troppo. Mi piace perché per un attimo mi ci hai fatto credere a quello che dicevo, perché mi hai guardato seria, hai fatto. A me mi hai convinto. Grosso guaio all'Esquilino. Con Lillo, Carolina Crescentini che abbiamo visto. La Crescentini straordinaria nel film, bravissima. E questo è la base. Adesso passiamo a Lillo Premium. Allora, in questo caso è compresa addirittura la telecronaca di Sandro Piccinini. Linea a te, amici, Sandro. Amici di Lillo Premium, benvenuti nella splendida cornice del Mecenate Stadium per un'intervista che si preannuncia già eccezionale. Sono di fronte la padrona di casa, Geppi Cucciari, grande favorita della vigilia, e Lillo Petrolo, idolo dei tifosi, che lo hanno soprannominato affettuosamente Lillo Petrolo. Volevo sapere del ragazzino di Tor Pignattara con il padre poliziotto, sì, e la mamma casalinga, che si mascherava da cavaliere senza spada per carnevale. Sì. Che cosa rimane? Questo è successo dopo, perché mia madre per 3 anni mi ha vestito da ciociara. Andavo a scuola vestito da ciociara. Non da ciociaro? Da ciociara. E io ho sempre voluto un costume di Batman, cosa che non mi hanno mai fatto. E sono riuscito a passare al principino dopo, ma ero già pure grande volendo, quindi... Non, ecco, questa è una cosa che mi è rimasta... Cioè, hai un ricordo dei carnevali un po'... Io ho dei carnevali tristissimi, perché volevo essere Batman. No, ma non sto scherzando, veramente mi hanno segnato, perché arrivava a scuola e da che sei vestito? Da ciociara. Tutti vestiti da Zorro, da Superman, e io da ciociara. E poi da principino, e non c'avevo neanche la spada, quindi ero un principe triste. A me mi vestivano da Pierrot, non ti hanno mai vestito da Pierrot? Da Pierrot? No, Pierrot, vabbè, no, quello veramente sarebbe stato troppo. Da Pierrot sarebbe stato troppo. Allora, tuo padre non ti incoraggiò a fare l'artista, no, e tu non la prendesti bene. No. Oggi, dopo tutti questi anni, dopo questa carriera così incredibile, possiamo dire che avevi ragione tu? Ma sì, però, nel senso sì, però capivo pure mio padre, perché anche perché la prima cosa che ho detto a mio padre non è fare l'artista, era papà voglio fare il ballerino, che è diverso. Però anche tu. Per un bambino che pesava quanto adesso ed era alto così, capito? Quindi ovviamente mio padre mi vedeva sto bambino che insomma non aveva proprio un fisico da ballerino, insomma neanche così, quindi... Ma secondo te, quando è cambiato qualcosa quando tuo padre ha capito che questo sarebbe diventato il tuo mestiere? Ma guarda, ti dico una cosa, mio padre purtroppo mio padre non c'è più ed è andato via praticamente... un paio d'anni prima che io cominciassi a fare in realtà questo che facevo. Cioè, mio padre, poverino, cioè, ci siamo lasciati con lui nel momento in cui lui continuava a dirmi tu suonerai sotto le metropolitane. Questo era quello che mi diceva sempre. Perché dice, ma perché lui era convinto che il lavoro è un altro, cioè non può essere un lavoro questo qua, vedrai, non c'è. Però da una parte a un certo punto aveva deciso di lasciarmi un po' andare. Quindi mio padre questa cosa non l'ha mai, purtroppo non l'ha mai vissuta. Però devo dire che non c'è stato mai una grande. Cioè non è che mi ha mai. Cioè mi diceva non ce la farai, ma me lo diceva per dire guarda, provaci, però. Sì, me lo diceva con tenerezza. Però lui era in realtà era spinto dalla paura che io potessi fallire con questo lavoro, che lui vedeva come un lavoro assoluto, e lo è un lavoro non sicuro, eccetera. Quindi, e poi, ma infatti, ho studiato ragioneria, mio padre mi iscrisse a ragioneria, capisci? Cioè, io ragioneria, io non so neanche come funziona l'assegno, cioè non... Però devo dire che il rapporto fra me e lui è stato comunque bello, non è stato un rapporto conflittuale, anche se lui per tutto il mio periodo mi ha detto guarda, mettila a far commercialista, dammi retta, è andata un po' così. Non
saresti mai ma stato... Ma attenzione a Lillo, gran botta, rete, fiammata improvvisa che ha sorpreso tutti, una rete eccezionale. Sono certa che tuo padre lo sa quanto sei amato quello che hai fatto. Tra l'altro, da bambino ti sei descritto come un bambino alto come un po' di meno, con lo stesso peso. Sì. Sei stato, non c'era, quando eravamo noi piccoli non c'era il termine bullizzare. Sì. Sei stato vittima di quello che adesso chiamano bullismo quando sì. eri bambino? Sì, certo, certo. Cioè, lo sono stato perché diciamo che da bambino sei un po' sovrappeso, la paghi in qualche modo, no? Perché è normale, cioè è sempre stato così, voglio dire. Però non è mai stato un bullismo pesante, cioè non ho mai avuto esperienze di... Però un pochino sì, e questa cosa un po' mi è rimasta, tant'è che io mi sono occupato un po' di cose ultimamente che riguardano il bullismo ho cercato di aiutare la causa il più possibile. Però ammetto anche che non ho avuto niente che mi ha traumatizzato, però sì, un po' ci soffrivo, perché effettivamente mi prendevano in giro, ragazzi. Anche a me, perché anch'io ero intensa da bambina, lo sono rimasta anche in età adulta per un bel po'. E i bambini ti dicono che sei... No, che poi oltretutto io se lo dico adesso, che da bambino ero piccolo, da piccolo ero cicciotto, non ci crede nessuno. E invece, poi con lo sviluppo, per fortuna, adesso è come qua. Ti sei sfinato, diciamo. Mi sono sfinato, sì. E là è il metabolismo, come dici tu. È lo sviluppo, dopo lo sviluppo. Ma se tu dovessi dare una risposta sincera alla domanda più insidiosa che ognuno di noi possa mai ricevere ogni giorno, e cioè come stai, Lillo? Cosa risponderesti? Uno risponde matematicamente bene, no? Però per essere sincero, uno perderebbe troppo tempo, per cui il bene serve a limitare il tempo di rispondere. No, può capitare, dei momenti... Qual è l'ultimo momento che hai pensato sto bene? Non so se mia moglie sta all'ascolto del... Tua moglie c'è? Con mia moglie c'è. con mia moglie ci siamo abbracciati e abbiamo detto quanto stiamo bene. Ma il recupero è scaduto, è finita. Benissimo. Da Sandro Piccinini è tutto. Ciao Geppi e appuntamento a giovedì prossimo con la 12ª puntata di Splendida Cornice. Grazie a Sandro Piccinini. E adesso, Carolino, c'è l'ultima domanda, premium, quindi far rientrare un benefit. Con la tariffa premium è previsto in omaggio un dolcetto cucinato dal funambolo della pasticceria Ernest Knam. Maestro! Ciao. Dillo. Ho scelto per te questo ospite perché quest'uomo che ha un nome degno di un discesista della Valanga Azzurra invece confeziona le cornie incredibili. Ce ne vuole parlare di quello che stiamo vedendo? Sì, ho portato tre tipi di cioccolatini. Buoni. Una base, una premium e un eccellente. Ah sì, eh? Sì. Lillo, scegli tu. Beh, io se come poi fanno tanti anche nel... Ma se parto con... Le faccio tutte e tre per dire, insomma, parto dalla base e poi... Cioè, tutte e tre, anche insieme volendo. Insieme no, uno, no, dopo, uno l'altro. Dopo l'altro. Allora iniziamo con la base? Con la base, vai. Ok, prego. Ah, glielo dai in mano, molto erotica, quella bella scena. Ma che è ripieno, no? Spero. Perché questa ripieni, è la base? Sono ripieni. E mica sono vuoti, mica vendo aria. E allora devo mangiare intero, perché sennò... Non è che c'è liquido. No, non è liquido, non è liquido. No, vabbè. Questa è il base. Questa base. Cioè, questa è base, ragazzi. Qui abbiamo un cioccolato Perù, pacizza 70%. No, vabbè. In crema con vaniglia Tahiti. Questo è l'altro? Questo sì, premium. Questo è premium. Questo è un cioccolatino che ti ha segnato mia moglie Frau Knam, con mango, frutto... Ma lo devo scartare, no? No, devi mangiare. Ah, perché sembra che... No, non è carta. Ok. Qui abbiamo mango, frutto della passione, pepe rosa. Lo vuoi abbracciare? Squisito. E questo è il premium? No, è questa l'eccellenza. Cosa c'è dentro? Qui dentro c'è zenzero, poi lime e vodka. Il Moscow Mule fatto in un cioccolatino, l'ho fatto con Amy Schiller insieme. Io non me lo dai a me? Sì. Lo vuoi? Lo vuoi? No, parlava però. Lo vuoi? Sì, grazie, sì. La danniamo? La danniamo? Ma se lo merita, ma certo che se lo merita ogni cosa, questo uomo. Vado, Prego.
bravo. Sì. Adesso cosa fai? No, vabbè. No, no, ragazzi, no, mi dispiace che non potete assaggiarli, ma è una roba proprio... Ascolti, grazie, grazie mille. Prego. Slam. Grazie, complimenti. Grazie. Mi dai l'indirizzo, ti mando una tonnellata, va subito, bene? Subito, adesso, dopo. Mi dai l'indirizzo dopo, ti mando una tonnellata. Ah, ok, allora sì, non anda via però, mi hai detto che... Lillo. No, no, ho paura che magari... Mi rimango... No, pensa se non ci becchiamo poi, capisco? Ma sarebbe una tragedia, lo capisco. Grazie Ernest Gamba, lei è veramente un artista della pasticceria e della nostra splendida cornice, lei ci sta benissimo. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie a voi, grazie. Ciao. Invece, grazie per la prossima. Ernest Gamba, invece Lillo mi segue al centro per il pacchetto Platinum. Quello in cui l'abbonato fa quello che gli pare. C'è qualcosa che hai sempre desiderato fare che non hai ancora fatto? Beh sì, sì. Che non ho fatto, diciamo, in TV per esempio, è suonare la chitarra. E noi la chitarra siamo rock. Realizzare rock. Sogni. Allora, Lillo, let's rock, prego, vai. Vado. Allora, caro Lillo, io ti darò i titoli, tutti ballo, vado... tu li conosci tutti, vero? Io ti posso dare qualsiasi titolo e tu la canti. Conosco tutti i riff rock del mondo. E allora sia così, Back in Black degli AC/DC. 1, 2, 3, 4. Shura Stay, Shura Go dei Clash. Satisfaction, Rolling Stones. Beh, vabbè, vabbè, dai, cioè, no, perché vabbè, diciamo come stanno le cose. In realtà io gli avevo dato 4 titoli da dire che sono gli unici che sapevo fare, no? Quindi lei è andata avanti con altri e quindi per me gli altri sono tutti. Lillo Petrolo con la nostra orchestra di ballo. Vi invito a vedere Grosso Guai all'Esquilino con Lillo Petrolo. Grazie, grazie Lillo per aver giocato con noi. Grazie.